Ciao ragazze, bentornati in un altro video. Innanzitutto perdonate la luce, ma fuori piove e con la luce artificiale il video è veramente brutto da vedere. Comunque, sono tornata con il video della top 5 in collaborazione con Chanel Audrey. Giù nell'info box trovate il link al suo canale, al suo video e alla top 5 che ho creato nel caso vi foste perse qualche video passato. Oggi vi parleremo delle nostre 5 matite labbra preferite e mentre ve ne parlerò vi farò vedere gli swatch perché con questa luce escono veramente brutti. Quello che voi vedete in video non è il colore nella realtà. Cercherò anche di fare uno swatch sulle labbra, ma non assicuro niente. Iniziamo subito con una matita di Kiko, ed è questa qui. Ed è della linea Ultra Glossy della numero 613. Ha un profumo fantastico di fragola, di frutti di bosco. È veramente un profumo fantastico. Rimane leggermente glossata perché appunto fa parte della linea Ultra Glossy. Molto spesso le mettono in sconto. Questa qua, infatti, l'avevo presa a giugno in sconto. Molto facile da applicare, molto morbida, dura 4 ore, l'effetto glossy dura sulle 2 ore e mezza e poi diventa opaca, però comunque ha una durata sulle 4 ore, non di più. Se mangiate o bevete, dura anche di meno. Però comunque a me piace tantissimo perché è molto confortevole sulle labbra. Non è una di quelle matite che secca tantissimo le labbra. Io, avendo le labbra secche, cerco sempre matite o rossetti che abbiano una buona durata, ma che siano anche confortevoli sulle labbra. Comunque questa è una delle mie matite preferite in assoluto. Poi c'è questa matita qui di Wycon della linea base, della matita numero 08 rosso mattone. È un rosso veramente intenso, veramente molto molto pigmentata, dura tantissimo. Questa ha un effetto completamente opaco sin dalla prima applicazione. Dura 4-5 ore se non mangiate e se non bevete, e io la utilizzo anche come base per i rossetti, magari per quel rossetto di Wycon che a me non dura tantissimo ed è il Palpi Matte nella colorazione numero 10, che a me non dura assolutamente niente. Con questa matita, quel rossetto riesce a durare quelle 2 ore in più che normalmente non si farebbe. Questo appunto è molto facile da applicare, molto facile da stendere, confortevole anche se ha un effetto opaco e in più costa pochissimo. Anche queste vengono messe in sconto molto spesso, io la pagai 1,90 euro, quindi praticamente niente. Passiamo alle ultime tre matite, perché sono tre matite Neve Cosmetics e sono le pastello di tre dimensioni diverse, perché la prima è questa qui, la più piccolina, ed è marmotta, che è praticamente il colore delle mie labbra migliorato, migliore, perché è veramente un nude perfetto per quanto mi riguarda, per il colore delle mie labbra, per la mia carnagione, per il colore dei miei capelli, è veramente fantastica. Poi c'è Vino, che è un color vinaccia, vino veramente fantastica, molto molto pigmentata anche questa. E poi l'ultima arrivata è Miele, appunto è la più grande ed è un color nude, però secondo me è un pochino più aranciata di marmotta. Tutte e tre sono molto facili da stendere, molto pigmentate, durature, durano veramente tanto. Anche le due nude durano abbastanza. Vino è quella che dura di più perché comunque è più pigmentata, comunque se se ne va si vede subito. Mentre queste due durano un pochino di meno, ma per quanto mi riguarda non c'è nessun problema perché comunque io le porto sempre in borsa e se ne vanno tutte gradualmente senza lasciare stacchi di colore, magari se ne vanno di più nella parte centrale, di meno ai bordi delle labbra. Sono veramente fantastiche. Non mi seccano tantissimo le labbra, pur essendo opache. C'è da dire che comunque io le devo idratare molto le labbra prima di applicare un qualsiasi rossetto, soprattutto in inverno perché mi si spaccano. Però con queste qui, posso anche non applicare nessun burro cacao,
perché appunto non mi vanno a seccare ulteriormente le labbra. Della linea pastello io avevo altre due matite, salmone, che se l'è fregato mia sorella, non mi stava neanche poi così tanto bene perché era molto aranciato, però anche quella è una matita veramente fantastica, molto pigmentata, vale lo stesso discorso che vale per queste tre. E poi avevo anche fenicottero, un fucsia veramente favoloso, risaltava tantissimo le labbra, le faceva sembrare anche secondo me un pochino più grandi. Comunque, non so più dove è finita, però comunque c'è da dire che a me le matite pastello labbra di Neve Cosmetics piacciono tantissimo, tant'è che andrò a comprare anche le due nuove uscite che sono Magnolia e Orchidea se non sbaglio, e queste matite costano 4,80 euro e comunque il formato è veramente enorme, sono grandissime, hanno appunto cambiato il formato, le hanno fatte molto molto lunghe, quindi 4,80 euro secondo me sono giustificabili, sia per le dimensioni che per la qualità del prodotto. E niente ragazze, passate da Chanel Audry per vedere quali sono le sue matite preferite e fatemi sapere quali sono le vostre matite labbra preferite e noi ci vediamo col prossimo video. Un bacio, ciao!